Sapete chi non era il re più coraggioso che i sette regni avessero mai avuto? In effetti uno che non è mai stato veramente re dei sette regni, Renly Baratheon. Aveva lasciato che a conquistare per lui quei regni fossero i suoi alleati Tyrell con la loro cavalleria. Aveva lasciato che ammazzassero i Lannister. Aveva lasciato che il Nord e le terre dei fiumi sconfiggessero i signori dei mari, gli uomini di ferro. Poi si era preso la corona, per diritto di nascita e di secondogenitura, visto che il primogenito, ovviamente dopo il re ormai defunto, cioè Stannis, l'aveva ucciso lui stesso, in quella che forse era l'unica vera battaglia che aveva combattuto, la conquista di Roccia del Drago. Che battaglia. Combattuta 10 contro 1, e per un poco il fratello non era riuscito a batterlo. Che non fosse coraggioso lo si capì quando sbarcammo, quando lasciò che fossero i Tyrell ad affrontarci e ad essere massacrati. Coraggiosi invece erano i suoi uomini, quantomeno erano coraggiosi in difesa. Quello che vi sto facendo vedere infatti è uno dei primi assedi che facemmo contro le fortezze di Capotempesta. Un assedio che ci mostrò come quegli uomini che forse non erano i più forti cavalieri del mondo, i più grandi arcieri, i migliori fanti, però avevano molto coraggio e sapevano come difendere delle mura. Forse quello l'avevano imparato da Stannis tanti anni prima. Renly Baratheon però non si fece vedere. Non si scontrò contro il mio esercito, ma continuò a mandare delle truppe a morire a sud per mantenere quelle terre che aveva strappato a Dorne. Già, Dorne. Con Dorne ci eravamo alleati alla fine. I Martell, certo, erano praticamente tutti prigionieri, però i loro lord non lo erano. Avevano continuato una guerriglia snervante che, anche se non aveva ripreso Lancia del Sole, aveva però permesso di rallentare le truppe di Renly. Sfruttammo quell'alleanza e, cercando di attirare il re fuori dalla sua tana, sfondammo. Sfondammo verso sud, marciammo e arrivammo là in quelle terre dove io mi ero diretto quando, molti anni prima, appena sedicenne, avevo lasciato la mia casa e avevo conosciuto un mercante. Ve lo ricordate quel mercante? In tanti anni avevo cercato di scoprire dove fosse finito, ma sembrava essersi volatilizzato. Alcuni, ridendo e scherzando, dicevano che fosse stato il guerriero in persona che mi aveva tratto da casa e mi aveva trasformato in quello che ero. Probabilmente era semplicemente affondato mentre viaggiava verso le città libere. Entrai in quella che un tempo era stata, seppur per poco tempo, la mia città, e per poco non fui ammazzato dalle guardie che mi riconobbero da una taglia. Ma non ero diventato re per niente, non ero un Renly che scappa. Io le combattei, le sconfissi, osservai un'ultima volta la città e ne uscii. Nelle settimane successive conquistai quella e altre città, e alla fine, con il mio esercito solo, perché i miei alfieri si erano sparpagliati nella provincia a conquistare i castelli e le città rimaste, con il mio esercito solo raggiunsi Capotempesta. Capotempesta non era una città qualunque, era quella che per lunghi anni, un anno e mezzo, nelle mani di Stannis aveva resistito, quasi 30 anni prima, alle forze dei Targaryen. Renly non era lì, ma Renly aveva saputo dalle sue spie che io e i miei uomini ci eravamo divisi. E così improvvisamente Renly fu lì. Fu lì con il suo esercito, con l'esercito di Capotempesta, e con quello mi attaccò. Era tanto tempo che non combattevo solo con i miei uomini, solo con gli spaccamontagna, come ancora alcuni osavano farsi chiamare. Alcuni di quegli uomini erano con me da tanti anni, alcuni addirittura avevano attraversato il mare stretto con me quando dai sette regni eravamo andati per la prima volta nelle città libere. Era tanto tempo che non combattevo solo per loro, ma ancora mi ricordavo cosa volesse dire combattere in netta inferiorità numerica. Portai i miei uomini in alto, su una collina, e da lì dominammo quello che era l'esercito di Renly che venne avanti. Avanzarono ondate, e ondate li respingemmo. Renly non sapeva fare una strategia, sapeva solo cavalcare in testa la sua cavalleria come se si trovasse a una parata. Renly venne sconfitto, io stesso lo presi, lo abbattei e per poco non lo uccisi, non fosse che sei dei suoi uomini deviarono i miei colpi, due di loro caddero, ma gli altri riuscirono a portarlo via lontano dalla battaglia. Senza il re, le sue forze si arresero, le sue fortezze caddero, le sue città
vennero in mano nostra, uno dopo l'altro. Tutti i suoi territori caddero nelle nostre mani, tranne pochi. Alcune guarnigioni asserragliate ancora difendevano i suoi territori di Dorne, ma soprattutto nel nord, ancora, in quelle terre d'Askendale, Arrenal, che un tempo aveva strappato ai Lannister, ora lui era lì, pronto a difendersi. Le mie spie dicevano che si era rifugiato nella più grande fortezza del continente occidentale, Arrenal, e che addirittura lì tenesse l'ultimo esponente di Casa Martell. Arrenal, una città che ai re non porta bene, una città dove Arryn il Nero era bruciato e dove tanti altri re avevano perso le loro speranze di conquistare il trono. Arrenal era un buon posto dove andare a stanare Renly Baratheon, il re che non sapeva combattere. Ciao a tutti, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e se volete vedere anche i prossimi iscrivetevi al canale per non perdere neanche uno. Grazie, a presto!